Nel primo originale televisivo di fantascienza, L'ultima faccia di Medusa, del 1958, Riccardo Cucciolla e un giovanissimo Ferruccio Amendola escono in giardino e incontrano un alieno. Io credo che bisognerebbe chiamare qualcuno. Mi sembra un razzo interplanetario, russo o americano. Mio Dio, forse è una bomba atomica. Può scoppiare da un momento all'altro. E perché dovrebbe scoppiare? Ormai... c'è qualcuno dentro! Qualcuno vivo! Viene da un pianeta lontanissimo, ma non può neanche immaginare che noi siamo esseri razionali come lui. Il nostro aspetto è nuovo per lui, ma il suo aspetto come sarà? Ah, chissà, forse è un insetto gigante come nei film, uno scorpione enorme! Basta. E smettetela! Non vedete che ha due gambe? Due braccia, una testa come noi. Già, di fuori, ma dentro... dentro non è come noi. Non sentite? Da lui emana qualcosa come... come se parlasse con la mente. Sono contenta che lei sia arrivato sino a noi. Ma... vorremmo cercare di capirla. Im... aptab... katara... Him Aktab Katara. Ecco, si chiama Aktab e viene da un pianeta di nome Katara. Ma dietro l'ultima, la più brillante al limite, io vorrei trovarmi là, sulla linea che separa il nostro universo, quello che siamo riusciti a capire in qualche modo. Il mistero. L'essere di un altro mondo si chiama Aktab, ma non parla. Aktab resterà sempre sulla Terra, ma prigioniero del suo scafandro. Dice che la luce lo dissolverebbe in un attimo. Aktab è un ottimo allievo, dichiara il professor Bancherini. Fra un mese parlerà perfettamente in italiano. Alla partita Italia-Austria, Aktab, ospite d'onore di Chiara, non ci capisco niente. Aktab afferma che i terrestri sono poco più di animali informi, non ancora maturi per la felicità. A 3 mesi dal suo arrivo sulla Terra, il segreto di Aktab è sempre più profondo.